Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Non potevo non fare questo semidolce, diciamo così, alla zucca e cioccolato che è stato fatto sul gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Ho visto i risultati, specialmente quello di Rosa Di Fonso, veramente bellissimi, anche delle altre ragazze che hanno partecipato. Bene, lo faccio un po' in ritardo, però voglio farlo anch'io. Spero che mi venga bene come è venuto bene a loro. Seguitemi. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti, ho cotto la zucca al forno un pochino per farla ammorbidire e poi l'ho frullata ridotta in purea. Vado a mettere direttamente nella ciotola della planetaria tutti gli ingredienti, quasi tutti, un po' per volta. Quindi ho messo il mio Licoli, lo zucchero, questo è il burro che ho fatto ammorbidire, vedete è molto morbido. Poi ci metto le uova, gli do una sbattutina oppure mettete l'intero lo stesso. Ci metto poi la purea di zucca. È un po' secca questa zucca, devo dire, è rimasta un po', non si è frullata molto bene, eh. Ce ne vorrebbe un tipo che rimane un pochino più morbida, un po' più acquosa. Questa è bella asciutta, una zucca mantovana. Ci metto la vanillina, ok, e ci butto la farina. Ed ora vado a far girare con l'impastatrice. Intanto che l'impastatrice gira, mi preparo il cacao, lo sciolgo dentro il latte in questo modo. Vi ricordo che sto seguendo tutti i passaggi che Rosa Di Fonso ci ha dato sull'evento del gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Quindi potete trovare questa ricetta sul suo gruppo, sugli eventi, oppure la trovate anche sul blog di La Magica Cucina di Luisa. Ok, una volta incordato, l'impasto ci vorranno 10-15 minuti, lo peso perché devo dividere in due l'impasto. Ok, lo metto sulla bilancia, ho tolto la tara, scusate, e lo divido. Quindi lascerò un pezzo così giallo, diciamo. Questa zucca non era tanto colorita, devo dire, eh. Se ne trovate una bella arancione che vi dà più colore all'impasto è meglio. E quindi all'altra metà aggiungo il cacao. Il cacao che ho sciolto con il latte e vado a far girare ancora un pochino in planetaria fino a che non diventa tutto bello omogeneo. Intanto mi do una pulitina al piano di lavoro. Bene, eccolo qua, l'impasto, il secondo impasto con il cacao è pronto. E lo metto sul piano di lavoro insieme a quell'altro, ci butto un pochino di farina, la stessa farina che ho usato per fare l'impasto. Io ho usato la farina che ho per fare i panettoni che avevo comprato del Molino Quaglia. Però la ricetta parla di 260 di W260 280, questa credo sia un pochino di più, un pochino più forte. Va bene, quindi
Adesso Pirlo, ho piegato come avete visto un pochino i lembi, ho arrotondato e Pirlo, tutti e due gli impasti. Centro bene la camera. Forse ho messo anche troppo farina, non ne mettete molta. Se riuscite a lavorarlo bene non ne serve tanta. Bene, anche questo lo pirlo. Ed ora questi impasti vanno messi dentro delle ciotoline. Bello questo color cioccolato e questo giallino. Dicevo, dentro delle ciotole. E lasciati a lievitare. Io li ho lasciati tutta la notte, quindi 12 ore all'incirca, però regolatevi, dipende dalle temperature naturalmente. Ecco qua, la mattina dopo, come vedete, sono ben lievitati, sono un po' diverse le ciotoline, quindi quella è un pochino più alta, però sono lievitati allo stesso modo tutti e due. Bene, adesso rimetto un pochino di farina. Inizio ad allargare la prima sfoglia. Bisogna allargarli a mo' di sfoglia con un matterello. Mettiamo un po' di farina, ma non molta. Non ne mettiamo molta, perché poi ho visto quando vado ad attaccare non si attaccano bene altrimenti. Qui c'è una bella bolla che mi dispiace anche romperla. Bella, molto bello questo impasto. Non pensavo che lievitasse così bene. Adesso ti devo rompere. Allora, allargo con il matterello. Io ho preparato il mio contenitore del plum cake, ma credo sia piccolino, quindi vedo come posso fare poi. Metto ancora un pochino di farina ed allargo. Premo, ma non tantissimo, comunque un po' delicatamente. Qui ho accelerato un po' la velocità, così non vi annoio più di tanto. Allargo anche il secondo. Ecco qua. Poi metto le sfoglie una sopra l'altra, le adatto, le tiro un pochino così e cerco di attaccarle con le mani, così le abbasso e spingo. Ecco perché alla fine tanta farina non va messa, altrimenti non si attaccano bene e potrebbero rimanere dei vuoti anche quando arrotoliamo. Bene, adesso vado ad arrotolare. Inizio, cerco di farlo stretto così la spirale viene meglio. E attacco, rotolo, spingo. Così. Bene. Naturalmente io sto seguendo tutti i passaggi di Rosa Di Fonso che ha messo sull'evento. Andando sui commenti si riesce ancora a vedere, si riesce a vedere anche i suoi video. Vedete, non si attacca molto bene perché ho messo troppa farina, quindi cercate di metterne meno poi alla fine. Cerco di attaccare bene e chiudo. Ok, viene bello lungo, quindi per adesso l'ho messo dentro questo suolo, ho messo la carta forno, poi vado a vedere se trovo un altro recipiente in cui cuocere.
Spennello con il burro fuso dove ho messo la cannella, i due cucchiaini di cannella, un po' stortino, adesso lo drizziamo. E poi sopra ci metto lo zucchero di canna. Questo adesso andrà fatto lievitare ancora 2 o 3 ore, vediamo poi il tempo che ci vuole. Ok. Bene. Adesso lo copro. Lo metto dentro una busta. Eccolo qua, alla fine ho adattato un contenitore di alluminio, l'ho piegato e ho adattato quello. Una volta lievitato, qui sono passate all'incirca 3 ore, io direi che è pronto. Vado ad infornare. Forno a 200, poi abbassato a 180. Io ho fatto cuocere all'incirca per 40 minuti, poi dipende molto dai vostri forni. E vado ad aprirlo, eccolo qua, ancora tiepido, è bellissimo, veramente bello. Questo è il mio pan brioche black yellow, sicuro, vediamo com'è morbido. Morbidissimo. Buono, buono. Questo per la colazione di domani mattina sarà ottimo e va bene anche spalmato con Nutella, con una nocciolata, marmellata, qualsiasi cosa. Bene, amici, io ringrazio Rosa che ci ha suggerito questa ricetta e ci ha aiutato ad eseguirla. Vi invito a condividere il video e a lasciare un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!